Un design particolare, un modello raro, un motore potente, un fascino indiscusso. Cristiano Luzzago oggi ci presenta la Daimler SP 250 DART. Cari amici appassionati di auto da collezione e telespettatori di Gentleman Driver, anche oggi parliamo di una vettura insolita. Come sempre siamo alla ricerca di vetture poco comuni, delle quali poco si sappia e che possono suscitare l'interesse dei collezionisti. Oggi parliamo della Daimler DART SP 250. La Daimler è a tutti gli effetti la prima casa automobilistica inglese, fondata nel 1896 da Harry John Lawson, il quale cominciò a produrre automobili con licenza della Daimler, di Gottlieb Daimler, e da qui deriva il nome tedesco, di utilizzare i propri motori sui propri telai. La Daimler fu assorbita nel 1960 dal gruppo Jaguar e nel 2008 dal gruppo indiano Tata. Il modello SP 250 DART nacque nel 1959 quando la Daimler ebbe la necessità di porre sul mercato una vettura che uscisse dai normali canoni di produzione della fabbrica. Infatti la Daimler da sempre è stata specializzata in vetture di grande prestigio, fu infatti la primaria fornitrice della Casa Reale Britannica e di mezzi anche di grosse dimensioni, non dimentichiamoci gli autobus a due piani inglesi che erano in gran parte Daimler. Molto famoso della Daimler era anche l'autoblindo Ferret, che fu usato da vari eserciti nell'ambito del Commonwealth ma anche di altri paesi. Comunque nel 59 la Daimler decise di mettere in produzione in tempi brevissimi una vettura che sfatasse un po' la propria nomea di produttrice di vetture berline, limousine e vetture da cerimonie. Quindi in brevissimo tempo progettò e mise in produzione questo modello sportivo che aveva delle caratteristiche assolutamente inusuali per l'epoca. Per accelerare i tempi di produzione si rifece a progetti già in essere, quali il telaio, che fu mutuato da quello della Triumph TR3, il retrotreno, che aveva le stesse origini, il cambio, che anche quello era utilizzato normalmente nelle vetture Triumph. La carrozzeria fu prodotta in vetroresina, sia per ridurre i costi di produzione, dato che fare degli stampi per una carrozzeria così insolita sarebbe costato molto, mentre la vetroresina consentiva una facilità di produzione, di modellamento e eventualmente di modifica nelle varie serie, mentre il motore fu un motore creato appositamente per questa vettura e si trattava di un imponente 8 cilindri in lega leggera di 2.500 centimetri cubici. Raggiungere i 200 km orari o 120 miglia orarie era assolutamente facile per questa vettura, che aveva una guida sportiva ma al tempo stesso assolutamente confortevole. Infatti il rombo di questo motore, che è portato al massimo dei giri, è ruggente, al minimo dei giri è praticamente impossibile da sentire, è di una silenziosità veramente fuori dal comune. L'interno della vettura, curato nei minimi dettagli, con i sedili ed il cruscotto rivestiti in pelle naturale pieno fiore, era veramente lussuoso. La strumentazione completissima. Sulla plancia infatti troviamo contachilometri, contagiri, strumento della benzina, temperatura dell'acqua, manometro dell'olio, amperometro e una dotazione completa di comandi per il riscaldamento. Portacenere con rifiniture filigranate e marchio Daimler, una capote molto confortevole da aprire e chiudere, finestrini ascendenti, quando all'epoca molte vetture Spider avevano ancora i finestrini
applicabili, la rendevano una vettura di grande comfort e di grande sportività. Queste linee che la rendono così inconfondibile furono però anche la causa di uno scarso successo di questo modello. Infatti, quando la Daimler progettò questa vettura con un'idea di produzione di circa 3.000 vetture all'anno e che avrebbero auspicabilmente avuto un grande consenso nel mercato americano, invece alla presentazione del Salone di Detroit fu denominata, anche se non ufficialmente, la più brutta macchina del salone. Il frontale della vettura, che nella prima serie non era dotato di paraurti ma soltanto di due piccole applicazioni a protezione degli angoli e che in questo modello della seconda serie invece è già col suo equipaggiamento definitivo, aveva una mascherina dall'aspetto particolarmente aggressivo, ispirato a dei pesci predatori. La V al centro indicava l'8 cilindri AV2005. Aprendo il cofano della Daimler Dart, restiamo impressionati dalla presenza di questo poderoso motore ad 8 cilindri AV di 2005 centimetri cubici. Infatti non ci si aspetta che su una vettura di dimensioni così contenute, con un baricentro così basso, possa esserci alloggiato un propulsore di queste dimensioni. Per far fronte alla potenza di questo motore, la vettura era già equipaggiata con 4 freni a disco. Teniamo presente che parliamo del 1959, anno in cui soltanto la Jaguar montava i freni a disco sulle vetture. Altre case automobilistiche importanti, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Porsche, cominceranno ad utilizzare i freni a disco solo nei primi anni 60, dopo il 62 o 63 o addirittura 64. Essendo il disegno del telaio mutuato da quello della Triumph TR3, la Daimler poté utilizzare le medesime componentistiche sia per l'avantreno che per il retrotreno. Le ruote a raggi erano un accessorio, la vettura veniva fornita normalmente con delle ruote in acciaio stampato. Così come erano accessori il paraurto, i rostri posteriori e tanti altri dettagli che consentivano alla Daimler di esportare la vettura con minor costi di dazi, in quanto gli accessori non subivano la medesima tassazione della vettura stessa. Quando la Daimler presentò questa vettura col nome Dart, ebbe una comunicazione legale da parte del gruppo americano Dodge, che aveva già registrato questo nome per i propri modelli. Fu quindi costretta a rinominare la vettura con il nome originario del progetto, che era SP250. Tuttavia, nonostante siano passati oltre 50 anni, la vettura per il grande pubblico e per gli appassionati collezionisti è rimasta la Daimler Dart. Il successo sperato dalla Daimler per questo modello purtroppo non arrivò, quindi i famosi 3.000 modelli all'anno previsti, nonostante la vettura fu costruita dal 59 al 64, si limitò a poco più di 5.000 esemplari. Inoltre, come sappiamo, nel 1960 la Jaguar assorbì il marchio Daimler e quindi non ebbe un reale interesse a supportare questo progetto, avendo nel 61 presentato la fantastica Jaguar E-Type. Questa veniva ad essere una vettura comunque in concorrenza, senza avere un motivo logico commerciale.